E torniamo a parlare di Mr. Draghi, perché ieri era in Vallonia, una regione del Belgio, ed esattamente a La Hulpe, dove si è tenuta una conferenza sul pilastro europeo dei diritti sociali. Mr. Draghi è intervenuto con un suo discorso, ve ne faccio sentire uno stralcio, nel quale parla di cambiamenti radicali che bisogna affrontare. E questa è una relazione che gli ha richiesto Ursula von der Leyen, e quindi lui l'ha fatta, perché se gli è andati i compitini lui li fa, lui è bravo, eh. Visto che poi c'è sempre qualcuno che mi dice: Mimar, non faccelo vedere, per favore, la sua voce ci disturba, Mimar, dai, leggi tu. Ok, vi accontento, vi leggo la traduzione, sentite cosa ha detto. La nostra risposta è stata limitata, perché il processo decisionale della nostra organizzazione e i finanziamenti erano pensati per il mondo di ieri, un mondo pre-terribile malattia, pre-Ucraina, pre-conflagrazione in Medio Oriente, pre-conflitto in Medio Oriente e pre-ritorno delle rivalità per il potere. Ma abbiamo bisogno di un'Unione Europea adatta alle esigenze di oggi e al mondo di domani. E quindi quello che sto proponendo nella relazione che mi ha chiesto il presidente della Commissione Europea, cioè Ursula von der Leyen, è, atteggiate gli occhi a stupore, un cambiamento radicale che è ciò di cui abbiamo bisogno. Avete capito? Loro non si fermano. È arrivato il momento di attuare il cambiamento. Cambiamento che naturalmente è già partito. E purtroppo in pochi se ne sono accorti. Mr. Draghi si era fatto da parte, per poi ritornare? Staremo a vedere. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like, e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.